Buongiorno a tutti, io sono Francesca. Oggi ho preparato un dolce che sembra innevato, un sofficissimo rotolo con crema al cocco. Questi sono gli ingredienti, ma vi ricordo che li trovate anche in descrizione sotto al titolo. La sera prima preparo le due basi per la crema. Riduco a pezzetti il cioccolato bianco, che trasferisco in una terrina. Scaldo fino quasi al bollore la panna fresca e la verso sul cioccolato. Mescolo fino a scioglierlo completamente ed ottenere questa crema lucida. Abbiamo quindi preparato la ganache. Copriamo con pellicola a contatto e teniamo in frigo per tutta la notte. Ora prepariamo la crema di latte. Quindi amido di mais e zucchero, mescoliamo. Il latte fresco che lo verso sempre mescolando per sciogliere bene l'amido e lo zucchero. Metto sul fuoco fino a che non raggiunge la densità. Anche la crema di latte è pronta, la trasferisco in un'altra ciotola, mescolo bene per farla raffreddare un po' e poi, sempre con pellicola a contatto, copro e tengo in fresco per tutta la notte. Le due basi sono fatte e sono serviti circa 10 minuti. Il giorno dopo preparo la pasta per il rotolo, non è il solito biscuit, questo sarà un impasto che risulterà molto molto soffice e anche bello umido. 5 tuorli, 50 g di zucchero, un pizzico di sale e l'estratto di vaniglia. Monto bene fino ad ottenere questo risultato. Tengo da parte un momento. Monto ora gli albumi, aggiungendo man mano lo zucchero. Non va messo tutto in una volta. Ci siamo quasi. La consistenza è quella giusta, ben montato e fermo. Ora setaccio la farina. Verso l'olio di semi, il latte, li mescolo e vado ad aggiungere la farina a questi due liquidi. Con una frusta sciolgo bene la farina. Questo permetterà di aggiungere alle uova montate con lo zucchero senza che ci siano dei grumi all'interno. Mescolo delicatamente con la spatola. Non vi spaventate perché è una cosa molto semplice da fare. Ora incorporiamo anche gli albumi montati a neve, con movimenti dal basso verso l'alto per non far fuoriuscire l'aria che abbiamo inglobato. Nel frattempo ti invito a visionare il canale, troverai tantissime ricette utili per avere qualche idea per le feste e non solo. Potrai iscriverti gratuitamente per non perdere i contenuti già pubblicati e quelli che usciranno, condividere con gli amici e mettere un mi piace. Ecco pronto l'impasto da cuocere in forno. Lo verso su una teglia rivestita da carta da forno. E con una spatola lo vado a distribuire bene in modo uniforme anche sugli angoli. Cerco poi di pareggiarlo con una spatola più lunga. Ma lo potete fare anche con un altro strumento che avete in casa. Via in forno statico 180 gradi per circa 20 minuti. Lo lasciamo intiepidire su una gratella. Metto un foglio di carta da forno e mi aiuto con un tagliere per girarlo sottosopra. Lo stacco la carta da forno. E lo vado a ribaltare ancora su un bel panno pulito. Pratico un taglio in obliquo su un lato del rettangolo, mentre sull'altro effettuo dei tagli non profondi, ma su tutta la lunghezza. Faciliteranno così l'arrotolamento.
Lo lascio arrotolato un po' nel panno per prendere la forma e farlo raffreddare bene. Ora, con le due basi che abbiamo preparato, creiamo la crema. Prendiamo prima di tutto la crema al latte. Ne diamo una bella mescolata per farla tornare bella cremosa. Quindi le posso aggiungere la crema di cocco, che non è altro che una purea di cocco, la si trova in tutti i supermercati. Mescolo e tengo da parte. Ora vado a montare i 7 g di zucchero con i 125 ml di panna fresca. Inizio a lavorarli e vado ad aggiungere subito la ganache al cioccolato bianco. Così monterà tutto insieme. Questa è la densità che vogliamo. Attenzione a non montarla troppo perché risulterebbe molto più grassa in bocca. La crema è quasi finita. Possiamo aggiungere alla crema di latte cocco la panna montata con la ganache. Ne metto prima una piccola quantità e mescolo. Per farvi vedere meglio, metto tutta la panna montata in una bulla di vetro. Ora ci verso tutta la crema e amalgamo bene. Sempre con movimenti dal basso verso l'alto per non smontare i composti. La crema è pronta e la copriamo e la mettiamo in frigo almeno una mezz'oretta per stabilizzarsi un po'. Quindi srotoliamo il rotolo e versiamo all'interno un po' di crema che stenderemo poi con una spatola. Non ne va tantissima, il giusto, perché altrimenti poi arrotolandola fuoriuscirebbe. Cospargo del cocco grattugiato per dare ancora un rinforzino come sapore. Arrotolo bene. Mi aiuto sempre con lo strofinaccio pulito. Trasferisco sul vassoio mettendo un po' di carta forno sui lati. Spennello con la spatola un po' di crema. Qui potete usare anche una sac à poche e metterne molta di più. Infatti come volete. E poi la ricopro con il cocco grattugiato. Il rotolo è pronto. Ne tagliamo una fetta. È sofficissimo. E andiamo all'assaggio. Quello che volevo realizzare è un dolce che sapesse un po' dei cioccolatini Raffaello. Vediamo. La pasta è davvero soffice e bella umida. La crema sa davvero di cocco e risulta molto leggera. Va bene, non riesco più a fermarmi. Spero che lo proviate e mi scriviate nei commenti. Ciao, alla prossima!